Amici dello Studio del Bianco, abbiamo incontrato Loreto Giovannone, che insieme a Miriam Compagnino ha condotto importanti studi sul Risorgimento. I due ricercatori indipendenti si sono infatti recati in 17 archivi di Stato ed hanno raccolto una quantità impressionante di documenti che raccontano una storia dell'Unità d'Italia ben diversa da quella proposta da accademici e media. Una storia fatta di violenze, soprusi e, come vedremo, deportazioni. Le loro ricerche sono state poi condensate nel libro Deportati. Ringrazio Ubaldo Croce, youtuber da sempre attento a proporre visioni alternative della storia che mi ha fatto incontrare Loreto. Grazie a tutti, buona visione e buon ascolto. Loreto, prima di addentrarci nell'argomento di questo video, vorrei chiederti, di poter illustrare, a beneficio di chi ascolta, qual era la situazione preunitaria della nostra penisola. Nella vulgata popolare di oggi si è piaciuto e si favoleggia di un sud arretrato. Noi abbiamo diversi stati e staterelli, ecco, prima dell'Unità d'Italia. E la situazione economica e politica è frastagliata, è frazionata fra questi diversi stati che non hanno un vero e proprio coordinamento. Lo provarono perché agli inizi del 1850, dai documenti di archivio di Stato, ci sono dei tentativi di accordo fra le parti per addivenire a un insieme, a un'entità che potesse fronteggiare i settari. Ecco, sul documento è scritto i settari. Cosa vuol dire settari? Noi sappiamo che l'Ottocento è stato percorso da una grande quantità di soggetti che si sono riuniti in consorterie, carbonerie, massonerie, eccetera, eccetera. Ecco, questi singoli stati, anche grazie alla spinta dell'impero austro-ungarico, hanno percepito questo pericolo che veniva da fuori, e questo pericolo era un attentato probabilmente che le altre nazioni europee cominciavano a spingere verso questi piccoli stati per metterli in difficoltà. C'era una strategia in atto dopo il 1848 e questa strategia poi, da quello che l'evoluzione storica, abbiamo capito che era l'Inghilterra e la Francia che spingevano, stavano spingendo perché le mire espansionistiche e coloniali erano pesantissime. L'Inghilterra aveva capito, aveva già iniziato questo processo già nel Settecento, però aveva capito che stava per conquistare il mondo e ce l'ha messa proprio tutta, nel senso dei settari, quindi queste associazioni segrete che in Italia ne circolarono a decine. Ecco, tutti gli stati preunitari italici della penisola italica percepirono questo pericolo e tentarono addirittura di fare un'unica polizia. Ovviamente con un mutuo soccorso per gli staterelli che erano più poveri, che avevano meno peso economico all'interno di questi cinque stati. Ma se mi preme rispondere soprattutto per quanto riguarda il Regno delle Due Sicilie, perché come dicevo prima, all'inizio la vulgata vuole che eravamo in una condizione causa la propaganda inglese che ci ha voluto così di arretratezza, di culturale, eravamo prevalentemente agricoli e questo purtroppo non è vero. Non è vero perché già dopo il 1815, il congresso di Vienna, noi abbiamo una precisa idea da parte di Ferdinando I, una precisa idea di sviluppo industriale. Il Regno delle Due Sicilie si dota di un piano di sviluppo, economia politica, chiamiamolo, un piano di sviluppo industriale. Effettivamente
la documentazione ci aiuta a capire, quella documentazione che purtroppo a quanto sembra gli storici hanno dimenticato. Se prendiamo per esempio il giornale degli atti di intendenza, è molto chiaro cosa succede, e questo è il giornale del 1835. Re Ferdinando I già dall'inizio dell'Ottocento dice: piacque nella sua saggia mente formare, nominare una giunta di arti e manifatture. Lo fa perché tutti gli uomini che già circolavano intorno alle attività industriali non si erano messi d'accordo, le consorterie lavoravano per destabilizzare sin da allora, è una guerra commerciale e le attività produttive a sud vengono incrementati da questa politica economica messa in atto, quella dei dazi nei confronti delle importazioni, e il Regno delle Due Sicilie aveva trattati commerciali nel Settecento già nei confronti della Svezia, della Russia, della Turchia, Porta d'Oriente, e poi Inghilterra, la stessa Francia, 1860 addirittura con la Svizzera, per dire, insomma, c'è un trattato commerciale che stava per entrare in essere. Ecco, questa politica dei dazi nei confronti delle importazioni crea immediatamente un rientro immediato nella produzione, quindi uno sviluppo sul nostro territorio di quelle attività industriali produttive che prima zoppicavano, insomma non c'erano o erano minime, e questo ha attirato grandi investitori e industriali dall'Europa, compreso la Svizzera. Una delle famiglie che mi viene ora in mente è la famiglia Wenner, ma c'è un elenco molto nutrito, insomma, di svizzeri che poi entrarono nel mercato dei tessuti, dei filati e dei tessuti. Si arrivò ad avere un'espansione piuttosto consistente e importante di questo tipo di industria. E queste industrie ovviamente intorno ai fiumi, ai corsi d'acqua, e oltre ai filati abbiamo anche le cartiere. Per riassumere velocemente e dare una risposta a questa domanda, guardiamo anche quali sono queste attività, no? Prima dell'unità, che sono praticate nel Regno delle Due Sicilie. Allora, dicevamo, prima dell'unità c'è un'industria metalmeccanica e siderurgica, c'è una flotta mercantile e cantieristica navale, e commerciavamo con tutto il mondo, anche con i paesi a sud del Mediterraneo. C'è una produzione tessile, ci sono le cartiere. Per esempio intorno al fiume Melfa, Liri e non ricordo l'altro, c'è un agglomerato di cartiere, ecco, quindi c'è una produzione in centro Italia, in alta terra di lavoro c'è un agglomerato di cartiere. Abbiamo detto industria estrattiva e chimica, tra l'altro l'industria conciaria, tant'è vero che c'è un piccolo dettaglio che potrebbe essere curioso. Ci sono imbarcazioni statunitensi, americane, che arrivano nei porti di Napoli e commerciano. Non solo Napoli, ma anche Livorno. Paradossalmente, se parliamo di produzione conciaria, quei cappelli dei famosi cowboy potrebbero essere una produzione della nostra penisola, anche perché costavano di meno rispetto a produrli dall'altra parte. E noi abbiamo comunque un'attività industriale autonoma che riesce ad essere concorrenziale anche nei confronti degli altri stati e soprattutto dell'Europa, perché abbiamo attivato trattati commerciali, riusciamo ad esportare, importiamo di meno, quindi
lavoriamo di più, tutti lavorano in tutti questi settori che abbiamo visto. Dobbiamo considerare che sono delle industrie nascenti, non sono come non dobbiamo contestualizzarle ad oggi, dobbiamo contestualizzarle a quel periodo. Ma c'è un'attività molto fiorente, perché le privative che il re concede riguardano tantissime cose, per esempio le sostanze chimiche, una specie di brevetto la privativa, no? La concessione che il re dà, ma riguardano anche macchinari, i telai. Viene inventato un telaio che si può fermare, per la tessitura si può fermare. Prima c'erano telai che andavano a diritto, ora no. E vengono fatte invenzioni e apportate migliorie a questi telai, e quindi vengono concesse le privative. Torniamo un attimo indietro a queste famiglie, voglio fare un piccolo elenco per capirci e dare una spiegazione migliore. In queste famiglie straniere, maggior parte svizzere, che hanno avuto un'importanza fondamentale per lo sviluppo di quel periodo che va dal 1815 fino al 1860. 1860 coglie questo ex regno delle Due Sicilie, lo coglie in fiorenti attività. Tant'è vero che, stando agli studi di Stéphanie Collet, economicamente eravamo messi molto bene. Stéphanie Collet, l'incaricata della Merkel, ha studiato ricercando negli archivi della Borsa di Parigi e di Anversa, e poi il Sole 24 Ore ne ha pubblicato un bell'articolo che inquadra e fotografa la situazione economica. Quindi la vulgata che eravamo arretrati, atavici e scontadini, sostanzialmente contadini, è vero che c'era una grande produzione agricola, è vero di tutto, e veniva anche esportata e commercializzata all'estero. Ecco, non è vero che eravamo solo atavici e arretrati, c'erano parecchie industrie. Quindi anche la situazione sociale era avanzata rispetto a quello che la vulgata crede? Sì, c'erano, per esempio c'erano i medici in tutti i comuni, c'era un maestro in tutti i comuni e probabilmente c'era anche una levatrice in tutti i comuni, stando ai documenti che abbiamo trovato. Sì, c'era un benessere sociale, ovviamente con le sue scale, insomma, con i suoi livelli. Però la cosa che mi ha colpito molto durante gli studi è scoprire che i medici avevano anche un servizio notturno e che avevano un limite massimo alla parcella. Non potevano chiedere più di quel tot. Non è che era per decreto reale, non è che potevano chiedere da quel tot in su come compenso per la propria prestazione, eh? E no, c'era un tetto massimo, più di quello non potevano chiedere, e questo è a dir poco rivoluzionario, perché se lo paragoniamo all'attuale nostro sistema sanitario, insomma, è tanta roba, è come se andassimo da un medico che preferiamo perché ci piace, oggi contestualizzato, ammesso che si possa fare, e io so che più di quello non devo spendere. Ecco, quindi è un'idea che a tutti i livelli sociali riesce a dare un servizio, e questo è fondamentale, fondamentale. Nel tuo libro Deportati, pubblicato nel 2014 e scritto assieme a Miriam Compagnino, tu descrivi la prima deportazione di civili nella storia dell'Europa contemporanea. Deportazione perpetrata dal ministro italiano dell'interno nei confronti della popolazione meridionale. Dal tuo libro si evince anche l'equazione deportazione uguale emigrazione. Perché questo? Ma perché c'è da dire una cosa: il fenomeno è molto complicato e complesso. È difficile da spiegare, anche perché è stato taciuto, continua ad essere taciuto in Italia. Continua ad essere una cosa che non si deve dire, non viene detta, non viene, storicamente non esiste.
Noi siamo stati i primi a inventare in Europa la deportazione di civili, in massa di civili, in campi di concentramento. Siamo stati i primi 70 anni prima del nazismo. E questo fenomeno è stato inventato, studiato, pensato dai primi governi liberali e messo in atto dai primi governi liberali, e dai documenti, dalle carte di archivio di Stato, io mi riferisco sempre e solo ai documenti di archivio di Stato, alle quantità enormi di faldoni e di documenti che contengono, sappiamo che masse di civili oppositori politici del Meridione sono stati spostati in almeno 23, quelli conosciuti fino ad ora, almeno 23 campi di concentramento oppure luoghi di relegazione. E un fenomeno che ha l'aspetto della repressione pesante, pesantissima, anche perché l'azione messa in atto dai primi governi e dai militari di annessione del regno delle due Sicilie non stava andando a buon fine, assolutamente no. C'era una situazione grave che si era creata, l'aggressione e la demolizione dello Stato sociale sistematica aveva portato un grandissimo stato di confusione. E ovviamente molti dei comuni del Meridione erano attaccati ancora al vecchio criterio, alla vecchia monarchia, ai Borbone. Però nel frattempo, come ha scritto Molfese, per esempio nella zona di Isernia alcuni comuni si ammutinarono per conto proprio, non più aderendo nemmeno a quell'idea monarchica. Dicevamo delle famiglie straniere che vengono ad investire, industriali stranieri che vengono a investire, cosa che oggi, apro e chiudo subito la parentesi, avremo tantissimo bisogno, visto che le nostre industrie invece stanno scappando all'estero. Giovan Giacomo Egg di Helicon Zurigo, Giacomo Filippo Buchi, Gian Giacomo Meyer con la sua società Meyer e Zollinger a Scafati, per esempio, mentre gli Egg e Buchi sono in Piedimonte da Dife, nella produzione industriale. La filanda Wollweiler a Salerno, già fondata nel 1831. La manifattura Schlaffer, Federico Alberto Venner con la sua società Venner & Co. a Fratte ad Angri. La filanda Escher e Zublin, la Fumagalli Escher e C a Salerno sin dal 1837 e tante altre imprese minori. Aggiungo anche le altre famiglie Brun, Girard e Delaye, impresari e industriali investitori che vengono al Meridione, nell'ex regno delle due Sicilie, e fondano le loro fabbriche, i loro interessi, le loro attività, le loro economie. Punto. Poi, diciamo, questo status sociale viene demolito, viene completamente demolito con l'aggressione e l'annessione. E noi siamo rimasti, con Miriam, siamo rimasti molto a bocca aperta quando, stupiti, quando abbiamo scoperto che i nostri studi erano filtrati all'estero, mentre in Italia non se ne parla, nessuno se fa finta di interessarsi, neanche fare finta di interessarsi. All'estero si ha una, scusami, si ha infatti una visione molto romantica del risorgimento in Italia, queste cose non vengono mai toccate. Purtroppo si sono raccontate un mare di fandonie. La verità non è nei libri di storia, purtroppo, e la verità è terribile. Non è vero quello che raccontano, che viene veicolato,
e basterebbe leggere semplicemente o gli atti parlamentari del periodo oppure i giornali. I giornali del periodo descrivono molto bene una situazione che non è per niente idilliaca, anzi c'è un problema sociale dappertutto. 1865, l'introduzione 65-66, l'introduzione massiccia di una tassazione di ogni cosa, persino tutti parlano dell'odiosa tassa sul macinato, nessuno accenna alla tassa del focolare o la tassa della famiglia. Chiunque avesse un focolare in casa, anche solo per cucinare cibo, doveva pagare una tassa. Ecco, 1865-66 c'è una enorme sollevazione popolare lungo tutta la dorsale appenninica fino alla profonda Emilia. Fanno 35.000 arresti, non ne sa niente nessuno. Bisogna andare a leggere i giornali dell'epoca. 35.000 persone. Siamo arrivati che il ministro degli interni riferisce, perché la direzione generale delle carceri dopo il 1865, anche dopo il 1865, è in mano al ministro degli interni. Vengono fatte interpellanze, vengono detti dati che corrispondono solo alla popolazione carceraria e non ai deportati, detti domiciliati coatti, e superiamo le 65.000 unità, come oggi, con una popolazione però tre volte oggi, tre volte tanto, perché non siamo 20 milioni e passa, siamo quasi 60. Ecco, questo dà l'idea del percorso da fare per capire cos'è il risorgimento, cos'è stato il risorgimento, soprattutto per il meridione e poi anche il settentrione, perché non è che possiamo fare finta che non stiamo sullo stesso suolo, non possiamo fare finta, anche se le tendenze oggi oramai sono più che esplicite, no? 65.000 carcerati ufficiali. E questi carcerati venivano spostati in quali luoghi specifici? Inizialmente tutti gli oppositori politici, gli insorgenti, quelli che hanno voluto chiamare briganti, con un'accezione di reato comune, ecco, un brigante, quello alla grassazione, all'assalto, ecco, si è voluto vedere l'avversario politico come un delinquente comune. In realtà non è così. Abbiamo bisogno che la storia venga vista da un altro punto di vista. Abbiamo preso una strada sbagliata, ci hanno portato su una strada sbagliata. La storia dell'unità d'Italia, della forzosa e forzata unità d'Italia, è un problema non risolto. È la storia, purtroppo, di una specie di Vandea italiana. Questo ha portato problematiche gigantesche in tutto il paese, che ancora sono più che vive, ferite che non sono mai state riemarginate. Ma dai documenti degli archivi di Stato, non dai libri, dai vari libri di storici, accademici, non accademici, pubblicistica, non pubblicistica, testi vari, Scirocco, Adorni ed altri soggetti, ecco, non da questi, ma dai documenti si evince chiaramente che è un movimento consistente di insorgenti. Insorgenti contro chi? Contro un'occupazione militare armata feroce e sanguinaria. Fucilazioni ovunque. Chi non aderiva immediatamente veniva fucilato, che si opponeva. Addirittura venivano fucilati quelli che andavano in campagna a lavorare e che portavano
più di un tot del pane stabilito, oppure per quello che venivano considerate armi da taglio, cioè vai in campagna e il farcetto lo porti, te lo porti un coltello. Ecco, persone che venivano dalla società civile, normale. E c'era un processo nei confronti di queste persone? C'era... Ma la maggior parte no, c'erano dei processi sommari che venivano farsa, venivano fatti finti processi, spesso non c'erano processi. Negli scontri armati con gli insorgenti, io i briganti li chiamo insorgenti, negli scontri armati spesso o venivano rastrellati e fucilati dopo, oppure venivano al momento rastrellati e fucilati. In quel momento, ma stiamo parlando di migliaia di persone. Il solo Cialdini, Enrico Cialdini, stando ai rapporti negli archivi militari, ha fatto oltre 10.000 morti, fucilati, solo lui. Ma fucilavano tutti, La Marmora, Fumel, tutti, Del Bosche, tutti fucilavano, anche sempre seguendo le orme dei documenti d'archivio, anche i militari di bassa truppa. È stato un disastro. Addirittura in Calabria hanno messo a lavorare un certo Fumel, un civile che gli hanno affibbiato una specie di polizia privata. Nella zona di Montalto Fugo, lui aveva, è in paese vicino, lui aveva delle carceri private e aveva dei luoghi dove faceva esecuzione e torture, metodi molto a briglia sciolta, insomma. È noto perché basta leggere gli atti parlamentari inglesi, non tanto i nostri. Da noi di queste cose se ne parla pochissimo, si ne scrive poco, però nel Parlamento inglese era noto questo Fumel. Perché se ne discuteva in Inghilterra? Perché l'Inghilterra è stato uno di quei paesi che ha determinato, insieme alla Francia, in modo sotterraneo e subdolo, però l'Inghilterra ha creato l'unità d'Italia, l'ha voluta, l'ha strutturata. Basta pensare che le cavalcature dei primi carabinieri reali, gli addestratori erano inglesi. C'era qualcuno che levava qualche voce fuori dal coro? Ma ti è capitato di trovare magari qualche articolo di qualcuno che si scagliasse contro questa politica di aggressione? Vigeva una fortissima censura. La censura era sulla stampa soprattutto, e diciamo il sistema è stato molto ben organizzato. Se poi rispondo a questa domanda, certo, certo. E prima faccio un piccolo preambolo. Se prendiamo per esempio la Toscana, tutti i paesi nelle vicinanze, nelle province toscane, nelle vicinanze di Firenze, tutti i paesi, compreso quelli nel profondo aretino, gli viene organizzata una festa proprio dopo il plebiscito, perché in Toscana il plebiscito viene fatto prima, nel 1859, viene organizzata con una specie di inquadramento militare di tutta la popolazione e con musiche oppure balli, ragazze pompon diremo oggi, ecco. E c'è il regime è stato organizzato fin dalle fondamenta, fin dai primi semplici atti per dover aderire. Non c'era la possibilità di opporsi. Chi lo ha fatto a mezzo stampa ne ha pagato le conseguenze, perché la legge sulla censura, il decreto regio sulla censura, colpiva sia l'editore sia lo stampatore, e oltre le carceri pagavano anche delle multe salatissime, e poi c'erano sequestri continui. Venivano sequestrati i giornali, per esempio, che potevano paventare qualcosa che non piaceva al regime, al nuovo regime, e venivano sequestrati. Chi erano i mandanti
di questa unità d'Italia? Chi erano i personaggi principali che hanno fortemente voluto l'unità d'Italia? Tu hai nominato gli inglesi e i francesi. Per quanto riguarda invece i personaggi che vivevano nella nostra penisola? È complessa la cosa. Noi abbiamo persone che hanno aderito, ha detto intellettuali prima, però diciamo una parte della borghesia, soprattutto quella meridionale, e tutto questo è potuto avvenire proprio perché questa borghesia si è schierata a favore del nuovo regime. Hanno complottato abbondantemente prima, ci sono i famosi esuli napoletani, no? Quei liberali che hanno complottato in modo sotterraneo e che vennero anche condannati per questo, ci sono dei processi. Liberali napoletani, per fare dei nomi, Settembrini, Spaventa, Poerio, sono tutte persone che poi, dopo la condanna, come si sa, come tutti sappiamo, le condanne a morte non tutte venivano eseguite. Veniva fatta una relazione da parte del presidente del tribunale competente di zona e rinviata al re. Il re aveva questo suo potere e privilegio di dover condannare o assolvere. Ecco, di solito le condanne a morte venivano comminate o in carcere a vita oppure in esilio. Questi 60 soggetti della società meridionale, napoletana, borghese, che complottano contro il re Borbone, a un certo punto vengono inviati in esilio nelle Americhe. Settembrini racconta, c'è un percorso che viene raccontato da Settembrini di ammutinamento di questa imbarcazione proprio grazie a suo figlio. E suo figlio era stato 10 anni a casa di Panizzi, che era di Brescello, e secondo il dizionario biografico degli italiani della Treccani era anche un massone ed era diciamo il dirigente massimo della British Library. Ecco, viene organizzato questo ammutinamento e fra questi personaggi c'è anche Pica, Giuseppe Pica, un avvocato abruzzese, Silvio Spaventa, Giuseppe Pica, un avvocato abruzzese che viene anche Spaventa e abruzzese, che vengono dirottati in Irlanda a Cork. Da lì incontrano subito De Vincenzi ed altri soggetti molto interessati anche loro nella linea dei settari, come dicevamo prima. Dopo questi li pigliano da Cork e li accompagnano direttamente a Londra, e i soggetti che sono interessati, Gladstone per esempio, è uno dei notissimi massoni di quel periodo, che hanno spinto tutta la borghesia inglese che aveva mire espansionistiche, e da lì in poi l'impero coloniale assume una proporzioni mastodontiche, il piano parte dal 48, ma l'espansione avviene prima, un po' prima, ma subito dopo l'apertura di Suez. In quegli anni, quando si arriva all'unità d'Italia, voluta dagli inglesi, e ovviamente utilizzando i sabaudi, Vittorio Emanuele II, un re italiano che viene dalla Francia, cioè è un controsenso, un re straniero. Noi abbiamo avuto sul nostro territorio un re, un monarca che non era manco italiano. Curiosa questa, eh? Questi legami poi infatti sono rimasti per tutta la durata della monarchia, i legami tra i sabaudi e la Francia. Ecco, questo magari ora lo vediamo in modo più approfondito, e vediamo tra poco anche qual è
l'Inghilterra, il peso dell'Inghilterra e i soggetti. Quali erano le reali motivazioni di questi unificatori? Cos'è che li ha spinti ad aggredire il Sud? Le motivazioni sono essenzialmente economiche. Come tutte le guerre poi di conquista, le motivazioni sono squisitamente ed esclusivamente economiche. Viste le politiche messe in atto, messe in campo dall'Inghilterra di allora, è una mia convinzione personale che avrebbero spianato tutti quelli che si sarebbero opposti, tutti gli oppositori, senza distinzione di sorta. Ecco perché, e piano piano comincio a spiegarmi perché, buona parte di una certa borghesia meridionale era già molto preparata e aveva aderito prima ancora dell'unità d'Italia. Per fare un nome, Giacomo La Caita, James La Caita, personaggio che ricoprì addirittura il ruolo di segretario del primo ministro in Inghilterra, ma era pugliese e dalla Puglia venivano commerciati gli oli. Gli oli erano fondamentali. Oggi noi vediamo l'olio di oliva come un prodotto per le nostre tavole. Non siamo in grado di pensare una cosa fondamentale, che tutte le macchine, in mancanza di un olio di sintesi, che non c'era, non era ancora stato inventato, tutte le macchine della rivoluzione industriale avevano bisogno di olio. Tutti gli ingranaggi, se non c'è una lubrificazione, si ingrippano. Gli oli pugliesi, anche siciliani, ma gli oli pugliesi erano i preferiti, avevano canali differenti di commercio, persino via Trieste, ed erano quotati in borsa. Allora, cominciamo a capirci. Telai. I telai per la produzione dei filati, in Inghilterra ce n'erano tantissimi. Anche loro producevano tanta, non eravamo solo al sud Italia. Ma poi i piroscafi, una flotta immensa, immane di piroscafi che deve attraversare gli oceani, che ha motori a vapore, se non ha lubrificante rimane in mezzo all'oceano. Ecco, tutte le attività meccaniche avevano bisogno di lubrificanti e gli oli che venivano utilizzati, magari anche oli secondari di scarto, però erano gli oli della produzione agricola, buona parte della produzione agricola meridionale. E tutte quelle industrie che hai citato all'inizio sono state poi inglobate dal Regno del Nord? Diciamo che il Regno d'Italia, dopo il 17 marzo 1861, è arrivato con un'idea molto precisa al meridione, ed è la famosa politica del carciofo, come così dichiarata da Vittorio Emanuele, che prevedeva una espoliazione un po' di tutto quello, le materie prime, ma anche le attività industriali. Molte sono state prese, queste attività e di sana pianta, portate verso il nord. Io personalmente ho letto, sempre via documenti, ho letto una disposizione data dal ministro degli interni Peruzzi che prende 3 operai specializzati meccanici, probabilmente non è specificato nel documento, ma probabilmente che si intendevano di motori, e li sposta a bordo, per ordine ministeriale, li deporta a bordo delle proprie imbarcazioni. Ecco, diciamo che le industrie, quella parte che è stata ritenuta interessante, è stata trasportata verso il nord. Il resto è stata completamente abbandonata. Abbandonata che cosa? Paesi in rivolta, migliaia di persone, forse stando a dati non certi, si parla di 250.000 morti, e il risorgimento
per l'Italia, almeno per l'Italia meridionale, non è stato proprio una grande bella cosa, no, proprio no. Dobbiamo dire che ce l'hanno messa tutta, Peppoli per esempio, Sella, sono tutti ministri che sono intervenuti per demolire lo stato sociale, nel senso che quando tu chiudi il collegio medico, no? Dai una disposizione a livello ministeriale, chiudi il collegio medico, è come chiudere oggi tutte le ASL d'Italia. E come fai a curare le persone? Le scuole, tutto chiuso. Le fabbriche, le aziende messe, licenziati, messi sulla strada, addirittura la Marina si occupò di questo. È tutto molto chiaro e il percorso fatto sui giornali aiuta a comprendere. Ma perché non ci si è preoccupati di riutilizzare le strutture già esistenti? Perché si è dovuto creare questa piazza pulita delle strutture che funzionavano nel Regno delle Due Sicilie? Questa è una domanda che va contestualizzata, la risposta va contestualizzata in quel periodo e va contestualizzata nelle politiche di aggressione di tipo coloniale. Non è così semplice, perché esiste il conquistatore e il conquistato. Ecco, il conquistatore cosa fa? Per avere un'egemonia sui territori e sulle popolazioni, mostra i muscoli del conquistatore, feroce prima e dopo, attraverso politiche sociali come il darwinismo sociale, predica l'inferiorità del conquistato. È questo che è avvenuto, con la complicità di tutti quei soggetti, come si diceva prima, intellettuali, storici, che si sono votati letteralmente al nuovo regime. E in cambio di cosa? In generale, un posto in Parlamento. Facciamo dei nomi: De Sanctis, nelle politiche pedagogiche, se vogliamo chiamarle così, nella scuola e nelle politiche pedagogiche. Villari è stato un senatore del nostro Parlamento, come lo fu anche Benedetto Croce. Allora, questi soggetti hanno creato e costruito una sorta di darwinismo sociale nei confronti del meridione, che ha subito questa feroce aggressione e che poi non si è mai ripreso letteralmente. Purtroppo è stata così pervasiva che, per esempio, io non ho memoria di politici eletti nel Parlamento attuale o passato negli ultimi 50 anni che rappresentassero effettivamente le problematiche del meridione. Non ho memoria. Ho memoria di politici che rappresentano il proprio partito, le correnti del proprio partito o i propri interessi. Basta. Se vogliamo capire il perché, ci aiuta andare all'estero. In Italia certe verità non sono ancora accettate dagli ambienti ufficiali, gli accademici ufficiali, e non devono essere dette. Invece andare all'estero, cioè studiare e leggere testi o atti, come in questo caso del Parlamento inglese, la questione napoletana discussa nel Parlamento inglese, ci aiuta a capire. Loro erano perfettamente a conoscenza di quello che stava succedendo e come, anche con una visione critica, piuttosto critica. E lo facciamo attraverso questo intervento che fa l'8 maggio 1863 l'onorevole Lord Lennox al Parlamento inglese. Henry Lennox, e a stralci, vado a pezzetti, e dice: tratterò brevemente che la questione, che è questa della province napoletane, al Parlamento inglese. Dice: il signor Gladstone veniva in credito per la influenza che aveva esercitato sugli avvenimenti che erano occorsi in Italia.
che aveva esercitato su questi avvenimenti e nell'abile ed eloquente discorso del Lord Lennox ci vennero narrati tali miserie e dolori del Regno d'Italia. E siamo a 1863, guerra civile in corso, anche se purtroppo gli storici ufficiali non vogliono che si parli, si oppongono, si sono arroccati, non vogliono che si parli di guerra civile. E siamo al paradosso, detta fuori da questo argomento, siamo al paradosso in cui gli storici contraddicono il contenuto dei documenti che sono negli archivi di Stato. È facile pensare che non siano mai entrati negli archivi di Stato oppure che li abbiano scansati e evitati. Però c'è una contraddizione. Gli storici accademici che insegnano, per esempio, nelle università si contraddicono perché negano quei documenti che lo Stato stesso detiene nei propri archivi. Ecco perché è necessario andare all'estero, perché l'estero aiuta, ci sono degli storici inglesi oppure gli stessi atti presi all'estero aiutano a avere una visione migliore e più profonda dei fatti accaduti in quel periodo. Sono gravi e gravissimi, non sono così semplici come li possiamo immaginare. Dice: il nuovo sistema di procedura criminale, sta parlando il Meridione, di come si sta agendo l'Italia settentrionale che invade con un esercito, proprio passando dalle Marche, iniziando dalle Marche, e invade questo regno, che era un regno del tutto legittimo, riconosciuto da tutti gli stati europei. Non era uno stato canaglia, come si usa dire oggi, insomma. Un nuovo sistema di procedura criminale veniva nominalmente attuato dal 1 maggio 1860, ma l'intero sistema è uno stato indescrivibile di confusione. Quindi questa annessione non ha creato l'idea di un nuovo ordine, ma tanta confusione. È evidente, l'invasione manu militare di un altro Stato crea per forza inevitabilmente confusione. Quindi la apologia che viene fatta del Risorgimento comincia a zoppicare. Dobbiamo cominciare a comprendere che non è vero, non è affatto vero. Non sono eroici padri fondatori della patria, no, sono degli aggressori manu militari, come Garibaldi, per esempio. Questa eroicità in che cosa consiste? Nell'aggredire, nel vincere gli avversari, ma per vincerli bisogna ammazzarli, poi in fondo, no? Quindi l'eroicità sta nell'ammazzare quell'altro. Questo è il principio che dobbiamo comprendere. Se comprendiamo questo, sappiamo anche gli effetti dell'aggressione che è stata fatta, l'azione che è stata fatta. Poi vado, leggo altri pezzi, altri stralci. Intanto il numero delle persone detenute e in attenzione di giudizi ammonta a molte migliaia. Quindi abbiamo detto, questa è una conferma di quel numero 65.000 che abbiamo detto prima. Poi sarebbe necessaria una generale amnistia, cosa che poi ci fu. Quindi le politiche messe in atto da Vittorio Emanuele erano eterodirette, come vediamo. Sarebbe necessaria una generale amnistia per tutte le persone semplicemente incolpate di delitti politici. Come? In Inghilterra sanno che ci sono delitti politici e qui da noi si parla di volgare brigantaggio, di grassazione, di mano armata. Come? Si parla di carcerati da 12.000 a 15.000 in attesa di giudizio, ma carcerati, carcerazione preventiva. Poi, noi
continua Lord Lennox, noi ci ricordiamo come il signor Gladstone, quindi facciamo di nome, no? Non siamo generici sull'Inghilterra così, andiamo su Gladstone, per esempio. Parlasse del fetido atmosfera, della fetida atmosfera delle vecchie prigioni, perché uno dei cavalli di battaglia è questa lettera di Lord Gladstone che accusa il regno delle due Sicilie, il Borbone, l'accusa di avere queste prigioni in una condizione estrema. Poi la condizione estrema invece venne dopo, perché peggiorò molto di più. Però Lord Lennox ne è cosciente, ed è cosciente che questo era un motivo pretestuoso per assalire e aggredire l'altro Stato. Cosa dirà ora questo umanitario ministro? Lo chiama Gladstone, Lord Lennox lo chiama un umanitario ministro. Rimarrà egli silenzioso all'appello di questi infelici, di tutti quei carcerati che abbiamo detto prima in attesa di giudizio e che politici? Ed siamo solo all'inizio. Dice, rimarrà egli silenzioso all'appello di questi infelici, delle cui sventure egli in parte responsabile, egli è in parte responsabile, per aver applaudito ad un dispotismo tanto feroce e ipocrita? L'odio poi contro il Piemonte è così grande che, nonostante tutto questo terrore, tutta questa severità, la causa dell'indipendenza ancora arruola nuovi soldati. Quindi la causa dell'indipendenza, il rifiuto di un'occupazione militare, spinge all'insorgenza. Un più straordinario documento mi è stato spedito, senza dubbio perfettamente autentico, essendo preso da sorgenti ufficiali, è una lista di persone fucilate nelle province napoletane per ordine dei piemontesi, una lunga, immensa, e siamo solo all'inizio del 1863. Continua ancora Lord Lennox in questo suo intervento al Parlamento inglese e cita l'onorevole Bentinck e dice: in quanto a me, credo che la unità italiana sia una impostura, un castello di carta. È più facile che tutto il continente europeo si unisca in un solo Stato anziché il Mezzogiorno d'Italia col Settentrione. Parlamento inglese. L'onorevole membro aveva chiesto al governo, il quale aveva fatto pesare la sua influenza nella bilancia contro il giovane re Borbone, e aveva tirato profitto dei vili traditori che avevano avvelenato la mente del monarca e corrotti i suoi soldati, aveva chiesto, dico, di intervenire ora per la causa della umanità e della giustizia. Non vi sono nella storia fatti più iniqui di quelli che hanno riporto. Avevano le idee chiare. All'interno del Parlamento emerge che c'è una parte che ha organizzato l'aggressione e l'altra parte che è contraria. Ma in Inghilterra, all'estero, in Italia non si ha traccia di tutto questo. Solo Marzio Proto, uno degli eletti in Parlamento, gli fu impedito di parlare e si dimise. Questo è l'unico esempio che noi conosciamo. Per il resto entrarono nel neoparlamento, entrarono tutta una serie, una quantità enorme di politici nobili meridionali, i quali approvarono o ratificarono in qualche modo tutte le leggi che poi furono, anche quelle di repressione, contro
meridione. E questo è un problema ancora in piedi, perché se non è contro, è non a favore. E oggi la politica italiana che è stata perseguita in 150 anni è stata questa, il non equo, il non a favore, il non riconoscere. Per ottenere questo c'è stato tutto un castello gigantesco sotterraneo di personaggi e di trame. Gli inglesi si sono serviti di diversi soggetti, vediamo quali sono, no? E devo dire che il libro editato nel 1863, che consiglierei in modo più assoluto, si chiama Cronaca degli avvenimenti di Sicilia. Nel capitolo che intitolato La insurrezione siciliana spiega chiaramente quali sono le trame, almeno in terra di Sicilia, cosa stava succedendo giorno per giorno, e sono tutti avvenimenti documentati. È eccezionale, un libro che ha un carattere storico enorme, che è stato completamente oscurato, nascosto, mai citato, niente di niente. Qui abbiamo solo la rievocazione favolistica di questa, di questo avvenimento risorgimentale, ma senza le conseguenze, gli atti messi in pratica e le conseguenze. Dunque, in Sicilia c'è il primo esperimento: infiltrati e provocatori. I primi morti, molto prima della spedizione di Garibaldi, sono lì. I soggetti che veicolano queste trame e che attentano al vecchio Stato, al regime borbonico, passano attraverso il ministro inglese Sir Elliot, gli ufficiali sulle navi inglesi che sono in stanza a Catania, Palermo, Messina, Siracusa, l'agente consolare Collins, al comandante della nave Argus, che è il capitano Ingram, al console inglese Godwin, all'ammiraglio Rodney Mundy e i suoi tre ufficiali Wilmot, Morgan e Cooper. Tutta questa rete di sobillatori e di spie fanno capo a questi soggetti. Questi soggetti sono in pianta stabile, stazionano nel Mediterraneo. L'Inghilterra fa un'azione di accerchiamento dopo il 1860, inizia prima del 1860. Dobbiamo considerare che le isole ioniche sono un protettorato inglese. Le sette isole ioniche sono protettorato inglese e Corfù, Paxò, Itaca, Cefalonia, Santa Maura, Zante e Cerigo, in queste isole approdano la flotta di Lord Aberdeen, ministro degli esteri. Questa flotta riesce a trasportare prima del 1860 35.000 militari armati inglesi, armati di tutto punto. Quindi questo è un punto fermo. Poi c'è Malta. Poi, se ci spostiamo, abbiamo Bronte. Ma abbiamo anche Cipro, perché Cipro viene in quegli anni viene acquisita dagli inglesi. E in più abbiamo 3.500 uomini armati che non si sa di quale nazionalità in Sardegna, che si chiama la Nazione Armata. Questi uomini vengono spostati attraverso una barca, un'imbarcazione americana, e su ordine di Garibaldi in Sicilia. La Nazione Armata. Irregolari, di nessun esercito. La condizione è questa: circondati, militarmente circondati. Poi, per dimostrare, dare una pratica dimostrazione a questo, andiamo a vedere i documenti di archivio di Stato che sono comparsi e che erano
della Regia Divisione Sarda, dove c'è un elenco preciso dopo la Sicilia, diciamo al 7 agosto 1860, dopo questo primo sbarco garibaldesco in Sicilia, che sono in rada al porto di Napoli. Allora, cominciamo. Stando a questi documenti che abbiamo detto della Regia Divisione Navale Sarda, al porto di Napoli ci sono gli americani con la Iroquois, gli austriaci con due imbarcazioni, la Schwarzberg e la Santa Lucia, sono tutte imbarcazioni militari queste, i francesi con la Bretagne, Algeciras, la Imperial, la Eilan e la Prony. Poi ci sono anche i brasiliani, c'è la Isabel, una corvetta voluta probabilmente da Garibaldi, perché Garibaldi nell'America Latina era molto famoso, era noto. Supponiamo che l'abbia voluta lui, chissà per quali motivi, per compiacere chissà che cosa. Poi ci sono gli inglesi, veniamo al nocciolo della questione. Gli inglesi piazzano le loro imbarcazioni principali, quelle militari principali, le piazzano proprio nel Mediterraneo a viaggiare tra Palermo e Napoli. La Hannibal, la Agamemnon, la London, la Renown, la Caesar e la Intrepid. Sono tutte imbarcazioni militari. Gli inglesi si sono garantiti militarmente che l'operazione avvenisse. E non sono state nemmeno tanto a guardare, perché poi Garibaldi è stato ospitato da Mundi a bordo e ha dovuto dare spiegazioni 1862 di quello che stava avvenendo. Un rapporto è andato a rapportare. Garibaldi aveva una passione sfegatata per gli inglesi. Dopo che fu ferito, che fu sparato l'attentato fatto da Ferrari di Castelnuovo Magra, un cecchino, programma conciliazione lo chiamarono da Torino, era uno dei punti del programma conciliazione, dopo che fu ferito chiese espressamente di essere imbarcato per l'Inghilterra. No, lo spedirono alla Spezia, lo imprigionarono e lo spedirono alla Spezia in attesa di curarlo, perché la ferita di Garibaldi fu una ferita per bloccarlo. Perché venne imprigionato? Perché i garibaldini erano visti, un esercito meridionale come si chiama, erano visti come un attentato al piano che era stato programmato tra gli inglesi e Vittorio Emanuele. Tenere un secondo esercito di male organizzato, perché volontari sì, però mancano i posti stabili dove avere depositi di armi, dove avere caserme, dove avere alloggiamenti. Era un esercito così sparso che girovagava in qua e là, che assaltava, che faceva con addirittura con armi arrugginite. Ma quindi Loreto non si muoveva in coordinazione con le direttive date dagli inglesi? Esatto, e c'è un rapporto di Cialdini che lo spiega molto chiaramente. Si muovevano in modo autonomo, guerreggiavano, avventurieri, ed erano sempre lì a fare sta guerra, ed erano scomodi perché gli interessi concordati fra Vittorio Emanuele e gli inglesi, dopo aver fondato le società economiche di interessi nei commerci, eccetera, erano un forte impedimento, creavano destabilizzazione, furono imprigionati a migliaia. Dove? Nelle fortezze sabaude. Durante la ricerca per fare
per citare un dato certo, durante la ricerca nell'archivio comunale di, oggi lo chiamiamo Finale Ligure, ma era Finalborgo, abbiamo trovato che a una certa data vengono spediti da una fortezza sabauda 200 garibaldini, sempre imprigionati, messi in un altro carcere, da un carcere a un altro carcere passano. 1862 viene disciolto l'esercito meridionale, però in realtà si trovano migliaia e migliaia di garibaldini sparsi un po' ovunque in tutte le province. Problema gigantesco, anche questo mai fatto emergere dagli storici. Anche questo è indice di una conduzione di questa unità fatta, come dicono, dal Parlamento inglese. Insomma. Allora, la Regia Divisione Navale Sarda ci ha prospettato che cosa è successo nel Mediterraneo, però ci sono altre testimonianze. Per esempio, sempre andando all'estero, c'è un testo che si chiama Palermo e Napoli, è proprio redatto da Sir Rodney Mundy, e questo libro, questo testo a stampa, ci spiega e ci amplifica anche qual è tutta la flotta che è presente nel Mediterraneo e nei mari del sud, nostri mari del sud. Lo squadrone lo chiama, nella baia di Napoli. C'è alcune imbarcazioni che si ripetono, alcune sono nuove. Rispetto all'elenco fatto prima, della Marina Navale Sarda, c'è la Mohawk, la Hannibal l'abbiamo vista, la London, la Renown, queste due l'abbiamo vista, la Agamemnon anche, c'è un'altra nuova che è la Cressy e poi c'è la Queen. Quindi, come vediamo, il mare di Napoli è pieno, pullula di imbarcazioni militari inglesi e non inglesi. Quindi, si sono garantiti testimoniandola sul posto con l'appoggio logistico dell'ammiraglio Mundy. Tra l'altro c'è da dire una cosa, fuori da questo argomento, se non ci fosse stato questo Mundy a scrivere, a far stampare tutte queste cronache, non avremmo avuto probabilmente Sandokan e Emilio Salgari, perché basta leggere questi testi a firma dell'ammiraglio Mundy che riguardano i paesi tropicali, la narrazione della conquista inglese in questi paesi, e si capisce dove viene fuori la perla di Labuan, per esempio. Se non c'erano questi scritti, la fantasia probabilmente di Salgari sarebbe stata molto più limitata, insomma. Doveva immaginarsi mondi che non... E si è ispirato. Basta leggere il libro dell'ammiraglio Mundy per capire da dove viene questa ispirazione. Dalla cronaca degli avvenimenti in Sicilia, a stampa tra l'altro, dell'aprile, tra il marzo e aprile 1861, che cita ampiamente gli estratti di documenti, emerge una curiosa considerazione, ed è facile pensare che la vera prima guerra mondiale sia stata proprio quella che viene sbandierata l'Unità d'Italia. Se prendiamo in considerazione il blocco navale del porto di Palermo, noi osserviamo che in porto c'è la flotta napoletana, all'esterno del porto abbiamo la squadra inglese, la squadra francese, imbarcazioni militari, la squadra austriaca, la squadra sarda e persino una fregata spagnola. Quindi la partecipazione di tutta Europa. Se poi mettiamo anche alcune imbarcazioni americane che hanno fatto di appoggio, e l'abbiamo visto anche prima,
citando quegli elenchi, l'Airoki per esempio, ecco, per farmi mi ricordo, cioè, citando quegli elenchi che abbiamo visto prima. Ecco, viene naturale, spontaneo pensare che la vera prima guerra mondiale andrebbe spostata come minimo di 55 anni indietro, anche perché oltre a queste imbarcazioni militari, al blocco che partecipano di altre nazioni che partecipano al blocco navale di Palermo, astutamente sono stati aggiunti all'esterno 100 legni mercantili pieni di abitanti di Palermo, civili. A che cosa servivano? Scudi umani. Chiunque della flotta napoletana avesse dato ordini dal porto di imboccare l'uscita e tentare di bombardare questi assedianti, avrebbe rischiato di colpire questi legni, 100 legni mercantili, con a bordo i civili di Palermo, gli scudi umani. Questo, secondo me, secondo parere personale, questo, la partecipazione a questo assedio, poi non ha dato atto che ha una resa, non poteva dare atto che ha una resa, la partecipazione di tutte queste nazioni all'assedio di Palermo è in qualche modo la prima guerra mondiale. Oltre agli inglesi c'è una partecipazione sotterranea e mai dichiarata dei francesi. Questa notizia piuttosto importante viene da un giornale che si chiama La Campana del Popolo, del sabato 26 ottobre 1861, in un piccolo capitoletto che si chiama Dispacci particolari, e la notizia viene da un altro giornale, La Perseveranza. Leggo, dice: Parigi 22 ottobre sera, quindi 26, qualche giorno prima, essendo la Francia obbligata, in seguito alla sottoscrizione al prestito italiano, di spedire ogni giorno una quantità di denaro a Torino, il governo italiano, dietro domanda del ministro delle finanze francesi, ha aggiornato il relativo versamento. È del tutto evidente, non ci sono altre parole da aggiungere, che la Francia faceva finta di difendere lo Stato Pontificio, ma in realtà finanziava in modo sotterraneo il governo piemontese, il Regno di Sardegna, dal 1861, per i fatti unitari, per il risorgimento, l'aggressione militare a un altro regno legittimo, tra l'altro, e con una dichiarazione di guerra mai fatta, solo un'invasione militare. Però quello che interessa sapere è che la Francia ha partecipato attivamente, in quanto si era obbligata alla sottoscrizione al prestito italiano. Quindi lei stava foraggiando in quel momento con denaro fresco e liquido il Regno di Sardegna, il Piemonte. Volevo anche conoscere la tua opinione circa i personaggi legati alla propaganda risorgimentale. Quali sono e soprattutto che cosa li spingeva nelle loro azioni? Il discorso è un po' complesso. Io cercherò di parlarne in modo veloce, sperando di non essere superficiali. Tutta l'operazione risorgimentale, tutta, ha in sé una enorme, gigantesca operazione di propaganda. A iniziare, per esempio, da soggetti che viaggiano insieme con Garibaldi, come questa signora Jessie White Mario, la moglie di un garibaldino, che poi scrive,
ufficialmente è una giornalista. In realtà poi questi rapporti, sai come sono gli inglesi, potrebbe aver scritto rapporti che mandava da giornalista, che mandava in madrepatria. Vabbè, comunque ha scritto un libro che è un vero e proprio insulto alla meridionalità, e questa, in questo sta la propaganda, perché descrive le condizioni di Napoli dopo che ci sono passati sia Garibaldi, che Garibaldi l'ha sfiorata, che un esercito di aggressione, in una condizione pietosa. E ovviamente lo fa col punto di vista, Jesse White Mario lo fa con il punto di vista suggerito dal darwinismo sociale, cioè quello del conquistatore che trova, senza darsi motivazione del perché di questa demolizione dello stato sociale, non se la dà una spiegazione, fa solo una descrizione dei fatti che vede, ovviamente parlando molto male e alimentando quella nomea che il sud è arretrato, che viviamo in una condizione di fatiscenza, intellettualmente inferiori, ecco, tutta questa storia qui è già contenuta in personaggi che viaggiano insieme con Garibaldi, quindi questa Jesse White Mario, che tra l'altro si accenna in alcune stampe che fosse una sua, come si dice, acerrima amante, insomma, che si dilettavano dopo queste aggressioni, come si può dire, da padri fondatori della patria, capito? Conquistadores, che poi nottetempo, finita la battaglia, si battagliavano fra di loro. Ecco. Se parliamo di cose serie, però, a questi vanno aggiunti, a questa Jesse White Mario, va aggiunta l'opera di Pasquale Villari. Pasquale Villari non ha fatto altro che, sempre nell'ottica del darwinismo sociale, descrivere un meridione e creare quella cosiddetta questione meridionale che non c'era prima. Era uno stato libero, indipendente e autonomo, aggredito militarmente, ridotto in condizioni veramente pietose, e si è creata una condizione meridionale. Basta pensare che in Sicilia la condizione, ci hanno messo 20 anni per creare la condizione meridionale, 20 anni di stragi, di assassini, di malgoverno, di soprusi, di tutto. Ci sono nelle cronache straniere dettagli e particolari raccapriccianti. Non sappiamo quanto siano veri, però sono scritti, sono stampati. L'opera principale è stata eseguita, secondo la ricostruzione storica, dal gruppo degli ungheresi che aveva affiancato Garibaldi e che poi a Palermo fu proprio da lui, con un decreto dittatoriale, creato una specie di corpo militare di soggetti dediti sostanzialmente all'arma bianca. Non facevano nessun tipo di né ostaggio né prigionieri. Dove passavano distruggevano tutto, fuoco e arma bianca, spade, fucili, ne usavano pochi, veramente pochi, forse i comandanti. Ecco, la legione ungherese ha fatto stragi inenarrabili al meridione. Quella che mi viene in mente in questo momento è la strage di Auletta, molto più a nord della Sicilia, dove arrivarono e piombarono su questo paese, e le prime 50 persone che incontrarono, che non riuscirono a scappare, perché a volte nei luoghi di conflitto gli anziani, i bambini, donne si attardano, ecco, le prime 50 persone furono completamente tagliuzzate da questo squadrone di ungheresi, ecco, legione ungherese. E poi tanti altri soprusi e tanti altri gravissimi fatti di sangue che non vengono narrati. C'è questa omertà su
però gli archivi restituiscono rapporti delle parti dell'esercito che agiscono in modo efferato. E tra, per esempio, la Campania e il Molise esistono, ora mi viene in mente, esistono dei piccoli paesini che vengono letteralmente aggrediti, e i reagenti addirittura, stando a questi verbali, vengono semplicemente affrontati con la baionetta e i cadaveri vengono buttati nei burroni. Non si sa, non li contano nemmeno, non si sa. Dal verbale risulta che non li hanno contati. E non sappiamo altro, sappiamo altre efferatezze in giro, ma non sappiamo e non vogliamo ammettere, ma non si riesce a ammettere nemmeno i morti degli eserciti, dell'esercito italiano, come lo vogliamo chiamare. Ci sono gli elenchi, ci sono i rapporti dei morti nell'esercito e non vengono detti. Nessuno storico ha mai detto, sono morti per esempio 2000 militari, mai. Si tace. Come se fosse stata una unificazione all'acqua di rose. Indolore. Si va, si fa una giratina, si torna a casa ed è tutti uniti. Non è vero. Non è vero perché gli studi stanno palesando situazioni che hanno bisogno di approfondimento. Per esempio l'aggressione di Capua e di Gaeta. Quelle battaglie non sono state narrate secondo l'effettivo svolgimento. Perché è curiosissimo, a Capua, per esempio, dopo un giorno e una notte di bombardamenti, si hanno, secondo le cronache di chi è presente, tra l'altro, testimone degli avvenimenti, si hanno malati ma non feriti, nessuno è ferito. Si aprono dei dubbi, però questo ha bisogno di approfondimento. E prima di fare delle ipotesi che sono terribili a pensare, sarà bene che avere qualche certezza in più. In questo momento sono solo delle ipotesi. La stessa cosa avviene a Gaeta. Addirittura chiedono aiuto a Cialdini per la gran quantità di malati che hanno, e i malati sono molti di più che i feriti. Si parla genericamente di malati oppure... Malati. Che tipo di malattia? La malattia che viene descritta poi da un rapporto di La Marmora in un carteggio, che viene descritta quando lui visita le carceri di Milano e trova circa 2000 soggetti di questi militari, qui stiamo parlando di militari non di civili, 2000 soggetti, tantissimi di loro con mal d'occhi, è strano, bombardamenti, uno pensa a feriti, mutilati, cioè di tutti i generi, di tutti i tipi, no, questi avevano tantissimi mal d'occhi e secondo lui vermina addosso che veniva dalla sifilide, una malattia. Ma tutti contemporaneamente? Un po' strano, che se la battaglia c'era stata i primi di novembre, il primo di novembre, a fine novembre sono tutti malati di mal d'occhi e hanno pustole e vermina, cioè hanno malattie della pelle gravi, cioè nell'arco di un mese, insomma, mi sembra un po' complicata questa cosa. Cioè, la descrizione è una descrizione ufficiale, conosciamo tutti, questa viene detta, però l'ipotesi a monte ancora non l'ha fatta nessuno. C'è da dire una cosa per chiudere questo argomento. Nella biografia italiana di Cialdini non compaiono studi di chimica. Nella biografia inglese sì.
nella biografia inglese viene detto che Enrico Cialdini, comandante, il più alto comandante sul teatro di battaglia, aveva studiato chimica in Francia, e Cialdini però, quando si bombarda Gaeta, sta comodamente sistemato a Mola di Gaeta, cioè a 5,5 km di distanza dal teatro della battaglia, dal bombardamento. Tu, Loreto, parli spesso di universo concentrazionario nel tuo libro. Potresti spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è questo universo concentrazionario? Gli studi, sempre attraverso i documenti di archivio, hanno svelato un insieme di azioni di cui quasi mai si parla, e oppure se ne parla solo in parte, e il termine universo concentrazionario, che io poi ho dato a questi punti che ora vedremo, queste azioni messe in campo che ora vedremo, lo devo, questo termine universo concentrazionario, al dottor Francesco Mario Agnoli. Dottor Francesco Mario Agnoli, che è uno storico anche lui del Risorgimento e non solo, cioè ha fatto tantissime pubblicazioni anche a carattere giuridico, tra l'altro, è stato, credo ancora ora, nel Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1986-1990, e dicevo attualmente credo sia presidente della seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna, e comunque un collaboratore, perché mi spiegava, un carissimo amico di cui sono onorato, l'amicizia di cui sono onorato, mi spiegava che ogni tanto lo chiamano per fare delle consulenze, insomma, a carattere giuridico, quando hanno bisogno di, perché è una persona di una certa età, hanno bisogno di un parere autorevole, chiamano lui. Quindi, e lui, quando gli ho detto guarda, io utilizzerò questo termine che è universo concentrazionario, mi autorizzi? Lui ha detto assolutamente sì, tra l'altro non è neanche mio, dice, io l'ho preso da Solzhenitsyn, dal famoso arcipelago Gulag, insomma, che descrive una situazione di azioni politiche repressive, e stando ai documenti che sono emersi, come dicevo prima, nell'archivio di Stato, l'universo concentrazionario secondo me si può articolare in questi punti che ora espongo. Allora, uno è la carcerazione dei militari borbonici e degli ex garibaldini che vengono in blocco portati, il primo punto, vengono in blocco portati nelle fortezze, prigioni sabaude a nord Italia. Il secondo invece è un argomento quasi totalmente sconosciuto, si chiama emigrazione politica. Ci sono tanti faldoni nei nostri archivi di Stato sotto questa denominazione emigrazione politica. Parliamo di civili, eravamo cinque stati nello Stivale, nella penisola italica, eravamo cinque stati, e gli avversari politici all'interno dei singoli stati tendevano a fuggire, a scansare le persecuzioni, e i rifugiati politici erano gli emigrati politici. Per fare un esempio, ce n'erano tantissimi a Genova, oppure a Livorno. Nelle città più grandi si concentravano e venivano messi lì perché erano sotto controllo di polizia. A un certo punto in Parlamento sono state approvate anche, finanziati anche, degli aiuti, e io ho trovato negli atti parlamentari due tipi di aiuto, una lira e mezza e due lire, ma in realtà poi dai documenti sono 0,40 centesimi che gli vengono dati, semplicemente di lira, semplicemente per pagarsi il posto dove stare. Venivano confinati in alloggi in affitto, ma sono tantissimi,
sono davvero tanti, in alloggi in affitto e venivano controllati continuamente dalla gendarmeria locale o dalla questura, che c'erano già le questure, e dalla prefettura, fondamentalmente dalla prefettura. È molto interessante questo fenomeno degli emigrati politici perché ci aiuta a capire il collegamento con l'emigrazione. Si fugge da un posto, in questo caso per questioni politiche, dopo si fuggirà per questioni economiche, per la povertà indotta, pauperismo. Sono direttamente collegati perché, e questo è stato molto curioso, che durante lo studio della documentazione è emerso che alcuni di loro chiedevano il passaporto per l'estero. I domiciliati coatti, gli inviati a domicilio coatto, i deportati chiedevano di essere di avere il passaporto per espatriare. Quindi il rapporto è diretto: deportati, espatrio, in questo caso. Nell'altro caso, quando induci tutto un insieme di popolazioni alla povertà, al pauperismo, in quel caso è necessaria l'emigrazione, diventa naturale. Poi è stata molto incoraggiata, è un fenomeno questo, anche questo non gli storici l'hanno dimenticato, però c'erano veri e propri, una rete vera e propria in tutta Italia di agenti di emigrazione. E quella emigrazione che era un appannaggio della Lombardia e il Piemonte prima dell'Unità d'Italia, poi diventa la gigantesca, enorme, biblica emigrazione del Meridione. Deportazione, emigrazione, subito. E sono le due facce della stessa medaglia. L'azione politica o di repressione o di pauperismo, di impoverimento, ha portato questi due fenomeni che sono figli della stessa azione. E per capire bene questo meccanismo, dobbiamo rifarci all'emigrazione politica che c'era negli anni 50 a Genova. 1852, Vittorio Emanuele fonda una società per la navigazione transatlantica e comincia a incoraggiare questi emigrati politici, che diventavano tanti in città, ad andare in America Latina. Ci sono i famosi agenti di emigrazione, promettono il castello, ti danno le terre, ti danno tutto di là. Invece quella parte di italiani che sono partiti per primi sono andati in America Latina, soprattutto quelli che sono andati in Brasile o in Argentina, non hanno fatto altro che sostituire la schiavitù di colore. Anzi, erano i preferiti nostri, perché in fatto di tecnica agricola sapevano fare meglio e di più di quegli altri, non avevano bisogno di istruzioni, che la società era agricola, per vocazione agricola, già da migliaia di anni. Ecco, il primo esperimento l'hanno fatto i Sabaudi. Inizia l'emigrazione forzata. Il terzo punto, invece, sempre di questo universo concentrazionale, è la deportazione di civili da molti paesi insorgenti del Meridione in altri posti del Settentrione, almeno originariamente, che poi tutte le isole intorno alla Sicilia furono dedicate a ospitare i domiciliati coatti, compreso Lipari, per esempio. E non è escluso che a Lipari fossero, almeno i primi, impiegati alle cave di Pietrapomice, perché quelli che furono deportati, civili, uomini, donne, bambini, neonati, lattanti, che furono deportati dopo il 1863, buona parte andarono
a finire lavori forzati. E questo è un altro punto dell'universo concentrazionario. Il quarto punto è proprio la grande emigrazione. Questa condizione, nuova condizione politica ed economica, avrebbe dovuto unire, invece no, ha espulso circa 15 milioni di italiani, neo-italiani, nel mondo. Tant'è vero che a oggi, stando ai dati AIRE, agli iscritti, quelli ufficialmente iscritti, dati pubblicati nel 2011, credo, nel mondo, tra oriundi, emigrati e oriundi, nel mondo ci sono oltre 100 milioni di italiani, in tutto il mondo. Questo è uno degli effetti della cosiddetta unificazione e uno degli inferni dell'universo concentrazionario. L'ultimo è il più spinoso di tutti ed è la tratta dei minori che ritroviamo, minori di età, che ritroviamo in tutti i sobborghi urbani, subito. Lo Zenzero, un giornale fiorentino, nel 1862 descrive una condizione in cittadina dove ci sono, pauperismo lo chiama l'articolo, e ci sono tanti bambini in città questuanti. Le bambine offrono prestazioni sessuali, ammiccano, c'è scritto, ammiccano col labbro, dice, e poi fa il discorso moralistico e dice ma da grandi cosa potranno essere poi da grandi questi individui. Ecco, pauperismo si chiama. In realtà poi noi troviamo minori un po' in tutto il mondo, nelle grandi sobborghi urbani, da Parigi, Marsiglia, Lione, Londra, New York, Nord America. Quelli che andarono in Francia, che furono venduti e commercializzati in Francia, andarono a finire la maggior parte di loro nelle vetrerie francesi, bambini che lavoravano nelle vetrerie francesi. E questo è, la tratta dei minori è un altro dei punti terribili dell'universo concentrazionario. Ma per essere un po' più chiari, questo argomento, anche se oramai anche da noi viene trattato, esiste nei diari di Raniero Paolucci di Calboli, che è stato tracce di questo problema, esistono, che lui poi ha scritto anche dei libri sulla emigrazione dei minori in Europa. Lui è stato un funzionario di ambasciata, prima a Londra e poi a Parigi, ed è famoso per aver scritto con Zola per il caso Dreyfus, questo caso famosissimo in Francia di fine secolo, che non c'entra, è un altro argomento, ma ci sono tracce di condizioni di minori italiani provenienti dal centro e dal sud Italia, dai piccoli paesi del centro e sud Italia, una condizione veramente di schiavitù totale. E lui dice, ne fa una casistica e dice che su 10, 5 ne morivano, 3 si ammalavano gravemente e 2 forse sopravvivevano, ma non si sa poi i destini, ogni 10. E questo arricchiva questa tratta dei minori, che aveva un percorso preferenziale attraverso il nord Italia a piedi verso la Francia. Erano molto ben organizzati. A parlare di questo problema è stato il primo, abbiamo detto, Raniero Paolucci di Calboli, quindi una funzionario di ambasciata di alto livello, fine secolo, fine 800. Il secondo che io conosco è stato un docente di una università canadese, si chiama John E. Zucchi, un docente di storia, che ha scritto un libro tradotto in italiano con i piccoli schiavi dell'arpa, perché l'accattonaggio veniva eseguito con strumenti musicali
e di questo esistono tracce, secondo la sua ricerca, secondo il suo libro, negli archivi dei tribunali inglesi, perché molti inglesi denunciavano la presenza di questi minori che strimpellavano di tutto, davano fastidio a tutte le ore del giorno e della notte, e per avere l'obolo si davano molto da fare. Ecco, quindi. E poi cita anche l'archivio del Ministero degli Esteri che abbiamo qua da noi. Un'altra persona che si è occupato di questo problema è Carl Ibsen, che è un professore che insegna storia moderna e contemporanea all'Indiana University. In cosa consisteva questa deportazione? Come avveniva? Attraverso quali strumenti? Ecco, il primo strumento è la famosa legge Pica. Di questa legge Pica, che la 1409, del 15 agosto 1863, in molti che l'hanno studiata si sono fermati un po' all'articolo 2, ma la deportazione di cui noi abbiamo sostanziosa traccia in tantissimi documenti è avvenuta in base all'articolo 5. Poi vediamo anche il regolamento d'attuazione di questa legge, dell'articolo 5, proprio dell'articolo 5, che ci chiarisce in modo dettagliato come è stata applicata. Ovviamente questo è un altro argomento tabù. Mentre i nostri studi hanno trovato sistemazione in librerie e biblioteche, soprattutto nel Nord America, le università, le library delle università americane, Harvard, Princeton, Yale, hanno acquisito questi nostri studi. L'hanno acquisito anche, e questo fa parecchio prestigio, insomma ci piace questa cosa, l'hanno acquisita anche sia la British Library che la Library of Congress, che sono le più riconosciute al mondo, il massimo livello di biblioteche che si conosca, sia come patrimonio in numero, sia come patrimonio in importanza. Ecco, in Italia di questo non si parla. Non se ne sa niente, non se ne vuole sapere niente. L'unica a dotarsi di... Sono due enti che si sono dotati di questi studi. Il primo è l'Università Cattolica di Milano e la seconda invece è il Polo Bibliotecario di Camera e Senato. Hanno acquisito questi nostri studi. E questo, anche questo ci fa piacere, però non fanno parte del dibattito a nessun livello, questo è sia chiaro. Sono già 4 anni che sono in giro, qualcuno ha tentato di avvocare a sé questa terribile scoperta, però non c'è un vero e proprio dibattito su questo argomento. Veniamo a noi, l'articolo 5. Che ha permesso l'applicazione di questo meccanismo di repressivo a cui facente capo al Ministero degli Interni, al Ministro degli Interni, che decideva con una determina, quindi un documento ufficiale, chi e dove mandare, in base a una proposta fatta da commissioni consultive provinciali. Ecco, qui devo aprire subito in aperta violazione dello Statuto Albertino, che l'articolo 71-72, se non sbaglio, l'uno o l'altro, dello Statuto Albertino recita: niuno può essere distratto dal proprio giudice naturale. Ora, qual è il giudice naturale? È il giudice che passa attraverso il meccanismo giuridico, non il ministro. Il ministro è un'autorità politica. Ecco, questo è un'enorme voragine che è nel nostro sistema e ancora non siamo stati in grado di riconoscere e capire che cosa è avvenuto.
Noi a livello storico non ne abbiamo coscienza. È grave. Il governo all'articolo 5 della legge dice: avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi e vagabondi e alle persone sospette. Queste persone sospette è terribile. Poteva essere chiunque. Chiunque poteva essere additato. Noi, vicini di casa, avevamo uno screzio, perché come può essere normale e ordinario, io potevo additare il mio vicino di casa e dire: quello lì è sospetto, per me è sospetto. Testimonianze vocali. Andavo e denunciavo. E il mio vicino di casa veniva preso, su proposta di questa commissione consultiva provinciale, in aperta violazione del codice albertino, dello statuto albertino, in aperta violazione, venivano prese proposte al ministro e il ministro decideva, approvava con una determina. Quindi sono tutti documentati questi meccanismi, esistono nei nostri archivi, sono pieni di polvere, si vede che non vengono aperti facilmente e spesso, non vengono studiati, vengono evitati questi documenti. Allora, persone sospette, si è fondato un'intera unità d'Italia col meccanismo del sospetto. Non è legittimo, mi sembra come minimo a dire, però c'è ancora di peggio, perché mentre queste categorie erano ricomprese, oziosi e vagabondi, in alcuni articoli del codice penale sardo, che è stato mutuato poi per il Regno d'Italia, non esistevano, e queste sono categorie dello spirito, camorristi e sospetti manutengoli. Ma camorristi, ma andava comunque provato, l'accusa andava provata ed era meglio provarla in un tribunale, non certamente in una commissione consultiva provinciale, che poteva decidere a suo libero arbitrio. Nella sola Napoli, dal 5 gennaio 63 al maggio, all'inizio di maggio, sempre del 63, ne vengono spediti oltre 600 al domicilio coatto, quindi deportati nella sola Napoli, in un piccolo lasso di tempo. Allora, dicevamo, dietro parere di giunta composta dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal procuratore del re e due consiglieri provinciali, questi qui proponevano Tizio e Caio o Caio al domicilio coatto, quindi deportato a tale posto. Se parliamo della Toscana, per esempio, ci siamo occupati della Toscana, il Giglio, l'isola d'Elba, la Capraia, ecco, le isole dell'arcipelago toscano dedicate al luogo di relegazione, quindi di concentramento. Il sottoprefetto di Portoferraio, dell'isola d'Elba, usa due termini nei documenti prodotti da lui firmati: concentrazione e concentrare. Sono due termini che ho utilizzato in questi suoi documenti, quindi non è un'invenzione personale, è rilevato dai documenti. Ma la deportazione in sé dove nasce? Nasce in seno alla commissione per il brigantaggio. E Castagnola produce una versione ufficiale, però poi fa un'indagine a parte, che è negli atti, attualmente è negli atti parlamentari del Senato, e intervista 64 soggetti, e questi 64, buona parte di loro, si pronunciano a favore della deportazione. Come viene applicata? Andiamo a leggere un pochino il regolamento dell'attuazione, così vediamo nel dettaglio in che cosa consisteva. Io sto leggendo il regolamento d'attuazione a firma di Vittorio Emanuele e Ubaldino Peruzzi, che in quel momento è ministro degli interni. Dice: veduto l'articolo 5 della legge 15 agosto 1863, quello che abbiamo letto,
Sulla proposta del ministro dell'interno Baldino Peruzzi abbiamo determinato e determiniamo, articolo unico, quanto segue. Per l'esecuzione dell'articolo 5 della legge 15 agosto 63 è approvato l'annesso regolamento vidimato d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e poi continua. Andiamo a vedere gli articoli. È diviso in diverse sezioni. Andiamo alla designazione invio al luogo del domicilio coatto. Articolo 1. Gli oziosi, vagabondi, le persone sospette, i camorristi e sospetti manutengoli, manutengoli di chi? Di briganti. Quindi tutto il tessuto connettivo che legava l'insorgenza alla società civile. I parenti e non anche i non parenti, anche persone che simpatizzavano, che avevano avuto riprovazione di questa invasione militare armata, e magari ci hanno avuto anche dei morti in casa perché fucilavano di tutto e di tutti, una repressione spietata. Ai termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1963 del provvedimento del domicilio coatto saranno inviati nei luoghi assegnati dal Ministero dell'Interno, quindi vengono assegnati dal Ministero dell'Interno, non da un giudice naturale, come dice lo Statuto Albertino. E c'è un vasto dibattito in Parlamento, ma non se ne viene mai a capo. Articolo 2. Il parere della Giunta che a termine del suddetto articolo di legge dichiara applicabile ad un individuo la misura del domicilio coatto sarà trasmesso al Ministero dell'Interno. Saranno a corredo di questo parere documenti constatanti il nome, il cognome, l'età, la patria, la condizione di famiglia, la professione dell'individuo e i mezzi di sussistenza che egli abbia o che rimangono alla sua famiglia. Anche lo stato patrimoniale. 2. La classe alla quale è annoverato secondo la designazione fatta dal succitato articolo 5, quindi si andava in questo momento al domicilio coatto o per un anno formalmente o per due anni. Questa è la classe. In realtà poi abbiamo trovato tantissimi casi di senza fine pena. Articolo 3. Gli estratti di condanne criminali, quindi tutta questa documentazione era a corredo di una cartella, gli estratti di condanne criminali o correzionali alle quali già sia stato sottoposto. Ecco, in questo caso abbiamo trovato tantissime fedi di perquisizioni nulle, c'è scritto nulle, oppure certificati dei tribunali in cui non risultavano le imputazioni per cui questi soggetti erano stati deportati. Ma tante, tantissime, che poi i documenti li abbiamo spulciati, letti e studiati, capite? Per capire il significato di cosa stava avvenendo. Articolo 3. Il Ministero dell'Interno, a seconda delle risultanze, quindi sempre il Ministero, l'autorità in capo, a cui fa capo la deportazione, è il Ministero degli Interni. Sempre secondo le risultanze di questi documenti, determina il luogo in cui l'individuo deve essere soggiacere al domicilio coatto. Articolo 4. La traduzione al luogo fissatogli per domicilio in conformità all'articolo 3 sarà dal prefetto della provincia, in conseguenza degli ordini ricevuti dal Ministero dell'Interno, affidato alla forza pubblica. Ecco dove nasce la diaria. Abbiamo trovato che sono tantissime, tantissime le spese da un carteggio tra il segretario Silvio Spaventa e il ministro Baldino Peruzzi, abbiamo trovato che è chiamato a rispondere per queste spese che non erano in bilancio, non erano previste in bilancio. Allora Silvio Spaventa suggerisce a Baldino Peruzzi di dire che quando era stato approvato il bilancio ancora non era in vigore la legge è entrata dopo, quindi queste voci di bilancio lui ne era in qualche modo non responsabile, capito? Per sottrarlo al dovere di risponderne, gli dice ma la legge è stata approvata dopo, il bilancio, capito? Ed è lui, il segretario
che è l'autore di questo piano di deportazione, ora lo vediamo velocemente, il segretario che scrive di suo pugno al ministro Peruzzi che nell'arco di 10 mesi ne hanno deportati 12.000. 12.000 nell'arco di 10 mesi, a partire dall'ottobre 1863 al giugno 1864, ne hanno deportati 12.000. Dove li hanno deportati? Verso nord. Sono 22 i posti di relegazione che abbiamo trovato dappertutto, dalla Toscana, all'arcipelago toscano, fece la parte del Leone, però l'approdo era a Livorno, al lazzaretto di San Jacopo, e la destinazione principale era la Sardegna. A un certo punto ci siamo trovati di fronte a un documento con intestazione Regno d'Italia, Ministero dell'Interno, a firma di Peruzzi, la divisione 1, ufficio divisione 1, sezione 1, dedicata esclusivamente al domicilio 4, cioè alla deportazione. Ci siamo trovati di fronte a un documento che recita: il numero dei domiciliati coatti che restano ancora da inviarsi nelle province di Cagliari è imponente. E quant'è imponente? 1000, 2000? 10.000, 12.000, cosa vuol dire imponente? Un numero preciso è molto difficile stabilirlo, però stando ai dati ufficiali pubblicati in quel libro del Curletti, sembrerebbe che nell'arco di 10 anni, meno di 10 anni, ne siano stati deportati da 105.000 a 140.000. L'arcipelago toscano, la Sardegna, in molti posti della Sardegna, l'arcipelago toscano hanno fatto da padroni, ecco, da padroni. E dove andavano a finire? Andavano a finire in molti luoghi, sulle isole, all'isola del Giglio, per determina del ministro Ubaldino Peruzzi, vanno le donne, vengono messe le donne. Donne con relativi figlioli minori. Ne abbiamo trovati diversi, come per fare un esempio, la stabile Teresa, che è, facciamo un esempio, ecco, uno chiaro, concreto. Stando al foglio di via obbligatorio, che è senza indennità, tra l'altro questa donna è senza soldi, quindi non ha un patrimonio disponibile in denaro, e era al Giglio, come abbiamo detto che le donne furono messe al Giglio. Stabile Teresa di Nicola, che c'è sempre la paternità, anche quando si usava così nell'Ottocento, anche quando è morto, è del comune di Giffone Vallepiana, nella provincia di Salerno. Il 22 dicembre 1864 il delegato incaricato, il delegato di governo Giuseppe Lombardo, manda via perché ha il foglio di via obbligatorio, ed è stata vittata tutto il presente giorno, dice, e ha seco 2 figli. Ecco, questo è il foglio di via obbligatorio che parte, la stabile Teresa parte dal Giglio e deve tornare non si sa dove, forse a Salerno. 1864, numero previsto di deportati raddoppia. L'azione repressiva del Ministero degli Interni, messa in atto da Silvio Spaventa col suo piano, raddoppia. Questo vuol dire che se erano previsti, per esempio, ogni località 200 o 300, raddoppiano, ne diventano 500, ne diventano 600. Stando a questo documento firmato da Silvio Spaventa, proveniente da Torino, datato 11 giugno 1864, sempre dal divisione prima, sezione prima, domicilio coatto, cioè l'ufficio di deportazione del Ministero degli Interni,
Ecco, lui con urgenza diciamo, sollecita le autorità locali e comunica che arriveranno alla Gorgona, saranno inviati 300, se parliamo dell'arcipelago toscano, alla Gorgona 300, alla Capraia 660, all'Elba 612 e poi così continua con autorizzando per la Gorgona a far subito eseguire i necessari restauri per ridurre a dormitorio il fienile annesso al locale detto delle capanne. Dispone che, leggo letteralmente, che siano aumentati gli esposti in codesto stesso locale delle capanne e gli annessi, sia la Torre Vecchia, ovviamente furono messi in locali incredibilmente da campo di concentramento, vecchi manieri, vecchi castelli, tutti quanti, erano ancora da restaurare, tutta roba semi diroccata, abbandonata, buttati lì dentro e confinati, perché non potevano uscire oltre un limite, non è che potevano attraversare, andare in paese, confinati, così come esige un vero e proprio campo di concentramento. Continua Silvio Spaventa e dice, parla del locale Capanne e della Torre Vecchia e duplicare quelli dell'ospizio dei Certosini e finalmente adoperare tutte le casette che finora sono si reputate di pochissima utilità. E parla anche di affitto, dà delle disposizioni, dice per Capraia, prendendo in affitto la qual pratica sarà oramai a uso e campionamento delle due case germi, le quali per capacità vengono a surrogare le quattro da rimensionarsi. Quindi questo è un linguaggio dell'italiano dell'Ottocento un po' arzigogolato, un po' articolato, insomma. Ecco, conclusione, quella previsione iniziale che aveva fatto il ministro Ubaldino Peruzzi con dispaccio telegrafico da Torino al prefetto di Livorno, che gestì tutto questo enorme, immenso traffico, Michele Amari di Palermo, un palermitano, prefetto di Livorno, durante tutto il periodo della grande deportazione. Allora, il dispaccio telegrafico di Ubaldino, firma Ubaldino Peruzzi, dice alla Capraia, originariamente Capraia 300, Portoferraio 180, Rio 200, Giglio 160, Gorgona 200, totale 1040, ma in realtà dal documento che abbiamo letto di Silvio Spaventa le quantità raddoppiano, quindi invece di 1040 diventano subito 2080. Quindi queste sono certezze inappellabili, perché i documenti esprimono una verità, ma la esprimono, non esprimono opinioni, questi sono fatti accaduti. A congegnare il piano della deportazione, abbiamo detto, è Silvio Spaventa. Silvio Spaventa era già segretario del Ministero degli Interni durante il governo Farini. Dopo il rimpasto governo Farini e la sostituzione del primo ministro, continua ad essere segretario del Ministero degli Interni. Ma prima che avvenga questo fatto, vorrei leggerti una lettera che lui scrive al fratello Bertrando, dove dice, afferma, ho un piano, che è questo il piano che poi lui metterà in atto. Quindi facciamo un piccolo passo indietro per capire e comprendere dove è nata questa deportazione, chi l'ha congegnata e chi poi l'ha messa in pratica. Torino, 25 dicembre 62, scrive a suo fratello Bertrando, famoso
filosofo e diciamo più noto come hegelista italiano dell'Ottocento, il più alto intellettuale di quella disciplina filosofica. Non ti ho scritto più, e puoi immaginare perché, siamo al dicembre 62. Sono oppresso dal lavoro e non trovo pace da nessuna parte. Tutto il ministero mi sta sulle spalle. Il Peruzzi ha troppa fiducia di me. Questo è per me un male serio, al quale non vedo rimedio. Questo è per me sì un male serio, però vengo qui alle 7 del mattino, ne esco alle 6 della sera e vi torno alle 8 per restarvi fino a mezzanotte. Lavorava con me anche il 24 dicembre, abbiamo trovato disposizioni di deportazione il 24 dicembre, tranquillamente. Temo che ciò non possa durare in nessun modo. Gli umori dei napoletani sono sempre gli stessi, stiamo parlando di ministero. Meno male, ed è a Torino, meno male che sia piaciuto Amore. Quanto a Indelli, è Amore stesso che l'ha voluto. Il La Marmora, che ho voluto interrogare, ne ha detto bene. Non è che io non conoscessi l'Indelli per me, ma so bene che egli è e che vale. Passiamo un po' più là. Allora, ti dico ora uno dei miei segreti. Bada bene che lo dico a te solo. Sono io che ho proposto di mandare Ricasoli a Napoli e La Marmora a Parigi. Non fu accettata questa proposta. La cosa si sta trattando e forse si concluderà. Quanto al brigantaggio, e veniamo a noi, ci ho un piano e spero riuscirà. È stato sottomesso al giudizio di La Marmora. Il ministero sarà riformato, entreranno 3 capi di divisione napoletani, andranno via 2 capi di divisione piemontesi e 4 o 5 di sezione, che sono quelli che formano il nucleo della camorra subalpina. Abolirò le direzioni generali, salvo quelle delle carceri per ora, che sono il mezzo più potente a cui la burocrazia sia giunta ad essere e si mantenga quasi indipendente dai ministri. Quindi un potere all'interno dei ministeri che è al di sopra dei ministri. Questo sta descrivendo. Tutte queste cose sono già deliberate, ma non vedranno la luce prima della fine dell'anno. Per quanto riguarda la legge Pica, faranno prima della fine dell'anno, perché fu approvata a luglio, ad agosto 1863, il 15 di agosto. Contemporaneamente avrà luogo un movimento di prefetti, e questo fu importantissimo per garantirsi la fedeltà di queste ordini che venivano dati dal Ministero degli Interni, nel quale vedremo di ricollocare parecchi napoletani. I sottoprefetti verranno dopo ed appresso i consiglieri di prefettura, e questi erano davvero gli uomini fidati e gli spioni mandati, consiglieri di prefettura, mandati in fase operativa singola prefettura perché si eseguisse fedelmente quanto stabilito a livello governativo. Ti confido tutte queste cose con gran riservo. Non ci è cautela che basti a promuoversi dalle inimicizie, e soprattutto che noi ispiriamo alla burocrazia di questo paese. Dunque bada, quanto alla mia rielezione ho piuttosto buone nuove. Ho visto il re ed a lungo, ho parlato 1 ora e 1/4 con lui. Egli mi accorse nella sua grande cordialità. Entrando io nel suo gabinetto, mi disse: ecco colui che voleva distruggermi, e mi tese la mano. Io risposi: maestà, sono io quello. Ed egli: raccontami dunque ciò che hai detto. Quindi è qui che nasce il piano della deportazione. È Silvio Spaventa che firma tutti questi documenti. È lui che nottetempo, giorno e notte, lavora in modo alacre, schiatta,
per quanto è costretto a lavorare. E fra le altre cose, fra le altre, cura questa divisione 1, sezione 1, dove vengono deportate queste migliaia di persone, in un destino terribile, perché poi molti di loro vengono impiegati nei lavori forzati, vengono impiegati nelle miniere, vengono impiegati nei lavori agricoli. E da questo punto di vista, essendo le isole Porto Franco, si scatena una guerra commerciale, che tutti cercano di andare con le barche ad acquistare prodotti che poi rivendono sulla terraferma con un forte guadagno. Ma la cosa più eclatante in questa situazione è che i prodotti minerari presero la via dell'Inghilterra. Gli accordi commerciali presi nella Esposizione Universale di Londra l'8 maggio 1862 viaggiano. Tutti i prodotti minerari, compresa la lignite che veniva estratta qui in Toscana, per esempio, veniva poi inviata in Inghilterra. Ci sono rapporti commerciali, ci sono rapporti sulle imbarcazioni di arrivo e di partenza, è tutto chiaro ed esplicito, quantità immense di prodotti minerari che vengono inviati in Inghilterra. La lignite che veniva estratta qui nel Mugello era la più favorita, perché arrivava nei forni fusori alla temperatura di 6500 gradi, contrariamente ai 4500 delle altre ligniti ordinarie. Ma tutti i minerali di ferro che partirono da qui furono divisi tra la Francia e l'Inghilterra. La Francia è una porzione minore, ecco perché fecero il doppio gioco i francesi. Gli conveniva, gli convenne. All'ombra tramarono. Però presero, ed era importante perché con la conversione delle imbarcazioni da ligne a scafi in ferro, la rivoluzione della seconda metà dell'Ottocento, la rivoluzione industriale inglese, in qualche modo l'abbiamo molto favorita noi, e soprattutto quei poveri meridionali, poveracci, che sono stati buttati in miniera. A Rio, tutti quelli che arrivarono lì, è scritto dall'autorità di governo, che era delegato del governo e prefetto nei carteggi, tutti quelli arrivati lì sono andati a finire in miniera. Però anche nel nord Italia andarono a finire in miniera. Sagliano Micca, per esempio, piccole miniere aurifere nel Biellese, che erano territori sotto la Marmora, ecco, anche lì andarono a finire dei domiciliati coatti. In Liguria, anche nella Liguria, dappertutto, Andorra, Porto Maurizio, abbiamo tracce ovunque, Perugia, per esempio, Ancona, ovunque. Una quantità spaventosa. Per fare un numero definitivo, perché fino a un certo punto è stato utilizzato il meccanismo repressivo dal Ministero dell'Interno, no? Con varie leggi che poi sono state reiterate, anche se non è un termine reiterato, non è un termine corretto, che queste leggi dovevano essere leggi temporanee, ma in realtà sono state allungate nel tempo fino al regime fascista. È stato utilizzato questo principio e questo criterio. Ecco, per fare un numero preciso dei domiciliati coatti, che dell'unità d'Italia siamo sui 160.000, da 140 ai 160.000, con una certezza, 105.000 è sicuro, è certo, e poi c'è una forbice che di incertezza. Però poi tutto il fenomeno, arrivati alla Prima Guerra Mondiale, 1906-1908, prima della Prima Guerra Mondiale, ecco, tutto questo fenomeno ha visto, grazie anche al lavoro di uno storico che ha pubblicato nel 1989 questo studio in un convegno di atti storici, superiamo i 260.000, perché
assopito il fenomeno dell'insorgenza meridionale, sorge le prime rivendicazioni a livello lavorativo, gli operai, le lotte degli operai, quindi anarchici e sindacalisti o ecco, simpatizzanti di una certa parte politica a rivendicare. Ecco, dopo il 1880 gli inviati a domicilio coatto diventano altri soggetti, non più repressione per l'unità d'Italia del Risorgimento, i governi liberali, almeno la destra liberale, aveva fatto il suo corso, era già stata sostituita dalla sinistra, però il fenomeno dei deportati come domiciliati coatti persiste. Tre minuti. Chiudo. Alla luce di queste rivelazioni, ha senso secondo te avere un orgoglio patriottico? Tu ti senti orgogliosamente italiano? È difficile, questa è una risposta qui è un po' complicata, però in un paese che ha avuto come minimo nel Risorgimento ma minimo 250.000 morti, un paese che ha avuto 1.200.000 morti nella prima guerra mondiale, quasi mezzo milione nella seconda guerra mondiale, una emigrazione così pesante prima della prima guerra mondiale si parla di 15 milioni, attualmente sappiamo che gli oriundi, gli italiani nel mondo, secondo dati certi degli iscritti all'EIRE, sono oltre 100 milioni, e rimane complicato, difficile pensarsi, cioè una nazione cercherebbe di trattenere a sé, non di espellere. La situazione attuale è emblematica. Abbiamo 105.000 universitari ogni anno, a cui si assommano, fino ad arrivare a 250.000, emigrati, emigranti economici, questi sono quelli che vanno a cercare lavoro all'estero. Ecco, buttiamo ogni anno 23 miliardi dalla finestra per formare gli universitari che poi andranno a lavorare all'estero. Abbiamo 250.000 ogni anno, dati del 2015 ufficiali, 250.000 persone che se ne vanno all'estero, a lavorare all'estero. Ogni 4 anni è 1 milione di persone. Come fa una nazione a dissanguarsi in questo modo? Una vera nazione. Poi, se guardiamo le ultime dichiarazioni dei nostri capi di Stato, sono tutte per un'entità sovranazionale. Non è difficile pensare a una nazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla Chiesa a chiedere scusa a Giordano Bruno, gli Stati Uniti hanno chiesto scusa per il trattamento riservato ai nativi americani, anche l'Australia ha chiesto scusa per quello che è stato fatto agli aborigeni. Perché da noi non si intraprende un'azione analoga nel chiedere scusa a queste persone che hanno subito siffatti maltrattamenti? Vado in prestito. Giacinto De Sivo, uno storico di quel periodo, forse ci aiuta a capire, i suoi scritti ci aiutano a capire, però poi la risposta è doppia, non è unica. Allora, sì, cito, l'Italia non può essere una, da Giacinto De Sivo. Si conceda che il Piemonte voglia fare una Italia, che strappi Nizza, Corsica e Savoia alla Francia e Mantova e Venezia al tedesco, che accheti il mondo cattolico, mandi il Papa a Gerusalemme e giunga a sedere in Campidoglio. Si conceda che la frode e la forza vincano ostacoli sì gagliardi e sian raggranellate in un laccio tanto sperte province e tutte le genti del sì sotto uno scettro, posto che questa nuova potenza suggerisce dei diritti preesistenti, sia
nel suo nuovo diritto riconosciuta dalle nazioni e trionfi. Immaginiamo tutto ciò pienamente compiuto. Sarà anche allora fatta l'Italia una? Si domanda Desio. Non può la forza, si risponde, non può la forza congiungere animi disgiunti, interessi opposti, passioni, invidie o rivali, terre separate da monti, da fiumi e da distanze, differenti costumanze, varie stirpi, bisogni diversi, contrarie tendenze e gli opposti sensi e le tradizionali memorie che si nutrono col sangue e si succhiano col latte, le parti eterogenee di un tutto sconnesse messe insieme a forza di insidie e usurpazioni si sciolgono presto e la guerra civile inevitabile e parteggiamenti e vendette saranno il frutto di un'opera elevata da scellerato capriccio a dispetto degli uomini e del cielo. Più saranno le province fuse, più saranno i nemici. La natura compressa ripiglia il suo diritto. Fermo qui. Però c'è un'altra risposta, una duplice risposta. Noi in questi anni abbiamo assistito, dopo il 2000, alla modifica. In questo momento siamo uno Stato unitario. Però abbiamo assistito a una modifica della Costituzione. Se non sbaglio, vado a memoria, dovrebbe essere l'articolo 126. E la modifica di questo articolo ha consentito e permesso che le tre regioni del nord che hanno chiesto l'autonomia sono in una fase avanzata, hanno già firmato e ratificato un accordo proprio 5 giorni prima delle elezioni, le scorse elezioni. Le tre regioni che sono Lombardia, Veneto, Emilia e Romagna sono su una strada molto precisa, quella dell'autonomia amministrativa. Come aveva scritto Giacinto Desivo, l'Italia sembra non si avvii su un percorso unitario. C'è da dire che l'unificazione amministrativa non ha portato alla unificazione culturale di tutto il paese. E la mancanza di riconoscimento, questo arroccamento della cultura universitaria è grave perché lo stesso Stato nega i contenuti dei documenti che abbiamo cominciato a sviscerare, che sono nei suoi archivi. E non so se in questo momento l'Italia è uno, c'è uno stivale solo, insomma, non abbiamo uno stivale, un calzino, non so il futuro cosa ci aspetta, però una cosa è certa, che l'autonomia amministrativa chiesta da queste regioni è in fase di avanzamento, ne stanno discutendo ora in questi giorni anche nel nuovo governo e probabilmente, visto i presupposti iniziali, andrà bene in porto. Questo consentirà alle tre regioni di trattenere a sé tutte quelle risorse che poi verranno spese per la sanità, per le politiche industriali, per la scuola. Ecco, quindi avremo già due velocità peggiori di quelle che abbiamo avuto fino ad ora. E ci fa sempre piacere, sempre di più, riscontrare che quella idea del sud arretrato atavico si sta progredendo, la stanno portando avanti. Ci fa piacere nel senso che è ironico del termine, non certamente. Non so qual è il futuro, però non siamo mai stati realmente uniti. Quindi tu vedi possibile il fatto che un futuro governo italiano chieda scusa per questi crimini commessi? Nessuno chiederà scusa, nessuno. La Chiesa in sé, facciamo un esempio, che oltre ad avere prelati, preti, frati, che hanno combattuto
Nessuno ha mai ricordato questi martiri. Si ricorda, abbiamo un giorno della memoria per ogni cosa. Non riusciamo ad avercelo nei confronti dei nostri connazionali. La neghiamo, neghiamo l'evidenza. Com'è possibile? Che cosa succede? Solo contrasti. Speriamo di no in futuro, ma la vedo molto, ma molto, molto difficile. Grazie Lolito. Stop!